L'esperienza di Milano ha cambiato le esposizioni universali a livello mondiale, contribuendo a reinterpretarle. Il ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina, al convegno di Coldiretti, traccia un bilancio dei 6 mesi di Expo a meno di una settimana dalla chiusura della manifestazione. Oggi Expo, secondo me, agli occhi del mondo è uno strumento più moderno. L'Italia si è candidata a rappresentare un tema cruciale come la sfida alimentare globale e penso che usciamo da questi 6 mesi con una consapevolezza maggiore delle sfide che questa grande questione ci porterà anche nei prossimi anni. Il ministro cita il presidente della Repubblica Mattarella. Expo dimostra la specificità dell'Italia. Abbiamo dimostrato che qui per 6 mesi abbiamo discusso di questioni agricole, alimentari, di sostenibilità, di lotta ai cambiamenti climatici, di grandi partite come la difesa del suolo agricolo, la lotta allo spreco alimentare. Ecco, noi veramente abbiamo dato un'anima all'esposizione italiana. La vera svolta, dice Martina, è nel sentimento popolare che questa esperienza è riuscita a generare. Il vero successo di Expo sta nel suo linguaggio popolare, nel suo successo popolare. Qui i 20 milioni di biglietti oltre venduti e i numeri che faremo si devono innanzitutto al passaparola. Io penso che sia proprio la manifestazione più bella di un'Italia popolare che crede nel futuro, che crede in se stessa, che viene qui con la curiosità di capire il mondo, come interpreta un tema così complicato come la sfida alimentare globale.